Siete pronti? Eccoci, sono Marco Furio Forieri di pittura. Per 20 anni a suonare sassofono. Adesso ve conto una storia che se vera. Se è nato in Baia, ma adesso sta a Marghera. Coa in Guataggia, in fondi di un corteo. E o se poeta, che tocca fa il video. Ma da 20, 54 di Santa Marta. Secada mia, 20, 54 Santa Marta. Che panorama, vedete che panorama. Qua siamo al 2054 di Santa Marta, casa del sottoscritto. Santa Marta ormai uno dei pochi quartieri popolari che sono restati qua a Venezia. Di fronte a voi si dovrebbe vedere la skyline di Marghera, ma oggi è una brutta giornata. E anche questa bellissima nave a crociera che ormai ci stringe alla gola. Di modo, questo posto mi è stato fonte di ispirazione, non solo mie, infatti qualcuno ricorderà queste riprese, sono le stesse che ha fatto il regista Soldini per Pane Tulipani, che è venuto a girare a casa mia. Cioè, quando uno è baciato dalla fortuna, lo segue per tutta la vita. Io non mi sono più pettinato nel 1988, da quando sono entrato a suonare in pittura, e fortunatamente ne ho ancora abbastanza. E per questo è stato detto che ero anche l'immagine del gruppo per molti, l'uomo immagine del gruppo. E per noi invece era motivo d'orgoglio avere così tanto successo in un cantante che non diciamo che sia proprio una bellezza. E noi avere avuto tutto quel successo così, con il cantante che non era un figone, a noi piaceva molto. Anche perché le nostre canzoni, se guardi, sono sempre un po' le storie di gente normale che è figa in quanto normale, ma non figa in quanto ben vestita o ricca o con degli stereotipi, insomma. Crudele, credevo tu mi fossi fedele, eri dolce come il miele, ora sei diventata malvagia. Io sono a frigo zero, che è consumare corrente per fare cose alle muffe della maionese. Attualmente è il mio deposito e siccome ho tantissimo materiale di pittura fresca, allora questo materiale di pittura fresca ho pensato di conservarli in frigo. Ti vedi? Dentro non ci tengo. Tengo tutte le robe di pittura, la tengo in fresco. Questo è un articolo. Questo era addirittura su Tutto Città del 95, ragazzi, so se mi spiego, articolo su pittura. Il mio rapporto con la musica, incomincio a odiarlo ormai quasi la musica, perché sai, ognuno fa un lavoro, io dichiaro di fare un mestiere, perché lavorare vuol dire andare a timbrare il cartellino, io non ho nessuna necessità di andare a timbrare il cartellino. Attualmente uno dei progetti più divertenti, oltre a quelli personali, che faccio sono dei progetti di jazz, tipo il Moth Quintet, oppure ho lavorato molto e ancora lavoro con Lele, che è il fondatore di Catara Noise e dei Rumatera, per cui sono i progetti di punk, per cui niente a che fare con il reggae, niente a che fare con il jazz, ma è un gruppo molto verace, per cui a me piace lavorare con loro. E poi pieno di idee e di risorse. Marcord era sempre, tanto eravamo molto amati noi a Venezia, e
e rappresentavamo Venezia, e dopo di Venezia rappresentavamo il Veneto, perché sono stati i nostri fans i primi, volendoci così bene, in tutti questi anni a esportare la nostra musica e ne dobbiamo molto a loro. Tanto che quando nel 2002 abbiamo deciso di smettere e mettere a parte il progetto Pittura Fresca per un periodo, io sono stato il primo a dire bene, abbiamo deciso, ci fermiamo per un po', facciamo un tour di saluti perché dobbiamo ringraziare tutta questa gente che per anni e anni ha comprato i nostri dischi, i nostri concerti e ci ha praticamente mantenuto, ecco. Dopo qualcuno ha detto no, fio, io sono stanco, sono vecchio, no, non stiamo a portare in giro. Vemo far feste, i murassi, a macarsi, gli ossi sui sassi, fatti come rovinassi, che nessuno ne vuol più. Demo far feste, i murassi, demo, macarsi, gli ossi sui sassi, demo, fatti come rovinassi, che nessuno ne vuol più. Oh yeah, tutti i giorni vado a scioppa. Oh yeah, guarda che sesso che ha fatto. Dove sei? Scusami, non la vedo. Il mio proverbio preferito: siete tutti liberi di fare quel cazzo che voglio io. Oppure so furieri e non passo prigionieri. Questi sono i miei proverbi preferiti. Mi stavo al 20:54.